Vorrei presentarvi e ringraziare in anticipo i partecipanti a questa tavola rotonda. Il tema non c'è, parliamo di quello che ci pare. Però potremmo cominciare con il tema spesso dibattuto di questa differenza molto sottile da definire fra, diciamo, il cinema d'arte, il cinema d'autore e un cinema più commerciale, o chiamatelo come volete, un cinema altro, un cinema di serie diversa, ma il campionato, dico, su quali regole si svolge. Volevo chiedere a Callisto Kosulic, critico cinematografico di Paese Sera, il seguente. Cioè, dal tempo dei film delle torte in faccia, no? Fino a quelli con Totò, con Macario, spesso parte della critica ha espresso giudizi a volte pesanti, a volte severi, che la storia poi qualche volta ha smentito anche in maniera clamorosa. Io credo che intanto bisogna dire una cosa, almeno questa è la mia convinzione, che se dobbiamo dividere il cinema fra pratiche basse e pratiche alte, proprio per la sua struttura, il cinema ha bisogno e degli uni e delle une e delle altre. Cioè io credo che non esisterebbero pratiche alte se mancassero le pratiche basse. Io mi domando, per esempio, ma Tognazzi, che poi è diventato quello che è diventato, ma sarebbe diventato quello che è diventato se non avesse fatto una trentina, una quarantina di film di cosiddette pratiche basse durante gli anni 50. Vorrei dare dunque la parola a Bombolo. Kosulic ha adoperato questa espressione di pratica, cinema di pratica alta, di pratica bassa, oppure si è detto cinema categoria A, B, C. A volte la nomenclatura è anche più pesante, si è parlato spesso di cinema della spazzatura. Volevo chiederti, cioè, se ritieni di appartenere al cinema spazzatura e se lo consideri un vanto, una vergogna, oppure invece qualche altra. Io cinema spazzatura. No, ma non ti arrabbiare con me, io sono neutrale. Io ancora non ho capito niente. No. Ringraziando Dio ancora, film di spazzatura non l'ho fatto. Michela Miti, da 4 anni in cinema, ha fatto un cinema di vario genere. Io direi di ricordare forse proprio il primo film che mi ha dato successo è stato proprio Pierino contro tutti. Sì, io mi sono trovata di fronte subito a delle critiche spaventose, se vogliamo, nel senso, ah, ecco, la solita bella, la solita ragazza che magari si fa vedere, si mostra, però chissà se sa parlare. Ti sei mostrata molto? Si vedeva una scena dove mi si vedeva un po' il seno, ma leggermente di profilo. Io volevo riprendere invece il discorso che avete fatto prima Bombolo, dicendo dei film spazzatura, che secondo me allora è tutta una spazzatura, giustamente come ha detto Bombolo, perché la gente si diverte con questo genere di film. E oggi io non voglio definire film spazzatura, perché il cinema è spettacolo, per cui tu dai uno spettacolo che piace al pubblico, lo accettano. E non mi associo invece con questi critici che ci hanno fatto un bombardamento continuo. Marino Girolami, e tu quanti film hai fatto, Marino? 87. 87. E ne sei contento di questo sì. numero? Sì. Io ti pregavo prima di dirmi quello che tu ritieni il più brutto che hai fatto, poi sì. ti dico il mio. Più brutto nel senso che non ha avuto successo, niente. No, proprio brutto. Brutto. Sì. Nessuno. No. Ci sono alcune perle anche qui che ho fatto anch'io. Vigile, vigilesse, i Carabimatti e il peggiore di tutti, la maestra di sci con la grande Carmen Russo. Mi vergogno di averli fatti, comunque avevo bisogno di soldi. E quasi tutti questi film, specialmente quelli tuoi, Alvaro, li ho doppiati tutti in inglese. Devo dire che contemporaneamente ero anche la voce inglese di Giancarlo Giannini, di Alain Delon, di Pozzetto, e c'è un episodio qui che vorrei un attimo raccontare. Doppiavo 2 film simultaneamente, uno dei film tuoi e un altro di Giancarlo Giannini, un film delizioso, molto bello. Il compratore l'ha guardato e ha detto no, voglio il film dove c'è quello lì che dà fuoco alla scorreggia. Delle scorregge pirotecniche, mai eguagliate. Ma mi sembra che qui, come un detto antico napoletano, sta tutto a una zappa in coppia di pire stessa buia. Perché bisogna battere, bisogna continuare, non bisogna smettere. Mi fai citare almeno, me l'hai detto tu prima, Le vacanze del cactus. Che è un film che è costato pochissimo ed ha incassato, credo, 2,5 miliardi. Arida anche te. Vabbè. Comunque, sono film che sono convinta che non gratificano nessuno, né il regista che lo fa, né noi attori che ci lavoriamo. Gratificano molto le tasche del produttore che
investe pochi soldi e guadagna moltissimo. E quelli che lo perché vanno però vedere... questi non voglio togliere niente a questi registi, quelli che lo vanno togliere niente a questi registi, che anzi sono più bravi di tanti altri considerati così di serie A, che io vorrei vedere girare in 3 settimane quello che riescono a girare loro. La cosa che mi ha colpito un po' che sembra che uno si vergogni di far ridere, si vergogni del corpo e si vergogni di far piangere. Assolutamente. No, questo ho avuto un po' questa impressione. Poi io naturalmente io non mi vergogno del mio corpo, assolutamente. Anzi ne vado fiera. E uno dei difetti del cinema comico di oggi è che si è perso il legame con l'attualità. Cioè, che so, l'infrazione scatologica. E fa ridere quando è collegata anche a qualche cosa di attuale, insomma. Invece in questi film sembra che la risata sia completamente isolata da quella che è la politica.